Baba, Richerm, GR1. Il guardiano del faro è un mestiere ormai sparito, sostituito dalle nuove tecnologie. Per i fari dismessi, alcuni già a rischio degrado, l'Agenzia del Demanio ha varato però un progetto di valorizzazione. Così luoghi affascinanti e spettacolari saranno dati in concessione per essere utilizzati a fini turistici. Faro come solitudine, aspra e spartana, quasi mistica, una dimensione ricercata da tanti viaggiatori in altri paesi d'Europa e in Australia. Senza esagerare, la riqualificazione dei fari dismessi va proprio nella direzione della salvaguardia della compatibilità ambientale. Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio. I vicoli saranno una formula turistica in chiave green, a sostegno della conoscenza, dello sviluppo e della salvaguardia del territorio. Quindi non potranno essere modificati dal punto di vista strutturale, ma dovranno nel contempo offrire dei servizi coerenti con il paesaggio in cui sono incardinati. Come si procede ora? Avvieremo una consultazione pubblica in cui tutti i cittadini, le associazioni, chiunque fosse interessato all'utilizzo di questi fari potrà segnalare un'idea. La consultazione pubblica dura fino al 10 agosto. Poi, dopo l'estate, verrà lanciato il bando. Oltre alla valutazione della commissione dell'Agenzia del Demanio, sarà determinante il parere delle soprintendenze. Anna Longo, GR1. Siamo allo sport.